Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui finalmente con le note scolastiche in questa serie che dovrebbe arrivare settimanalmente, ma non arriva mai settimanalmente. E volete sapere perché? Comunque ragazzi, se volete farvi perdonare, sotto in descrizione ci sono tutti i miei dati, c'è il sito PayPal e ricordatevi che più soldi mettete sul mio conto, meno soldi avrete voi. Ho già detto troppe cose senza senso, credo che sia il momento anche di iniziare a fare il video vero e proprio. 2000 mi piace ragazzi per il prossimo episodio. Minchia, sono tanti 2000 mi piace ragazzi per il mio standard, diciamo così. Nello scorso video però ne abbiamo raggiunti 2500 addirittura. E mi raccomando, sotto nei commenti scrivetemi le vostre note scolastiche, magari le più divertenti che avete preso, e basta, vaffanculo, basta. Ok ragazzi, se sto un po' girato da quella parte è perché leggo le note e non perché... Ok. Iniziamo con Ludovica, che parte benissimo, riesce a scrivere addirittura una frase senza errori ortografici. Regà, una frase intera! E ovviamente non conto la punteggiatura. La nostra preside ha messo la regola che né docenti né alunni possono usare il telefono durante la lezione. E fin qui ci siamo. Questo è chiaro, torna tutto. Dopo però, mentre ci racconta la nota, si lascia un po' andare, magari dalla foga di scrivere velocemente o era ancora incazzata per quello che era successo. E quindi si fa un po' prendere, ma leggiamo con attenzione. La nostra prof di arte usa sempre il tel durante la lezione, di nascosto dalla preside. Un giorno la preside passò per le classi e per poco non la scopriva. Ma noi glielo dissimo! Cioè raga, allora, cioè, così proprio dissimo. Potrebbe anche suonare. Ma dopo se ci pensi, dissimo. Proseguiamo, lasciamo... potrebbe essere sempre la foga nel raccontare, proseguiamo. Lodissimo alla preside e la prof vi mise la seguente nota. Un attimo di... La classe ha spifferato alla preside che la sottoscritta si faceva i fatti suoi al posto di fare la sua ora. Prego i genitori di far riflettere sull'accaduto. E poi Ludovica esplode, non è normale. Allora ragazzi, lasciamo stare un attimo gli errori ortografici. Se questa nota è vera, è clamorosa. È veramente clamorosa. Soprattutto la prof è una rincoglionita, perché scrivendo una nota così praticamente si incolpa. Andiamo avanti. Oh, DanceGamer03 ci scrive questa nota. Paolino sfida la prof guardandola. A me mi fa ridere solo Paolino, ma vabbè. Paolino, se continui a guardarmi ti metto una nota. Nota. Paolino sfida la prof guardandola. Paolino, così, Paolino. Questa è bellissima secondo me. Super Habanero 46 ci scrive: Gli alunno R, vabbè dai, ci sta questo articolo sbagliato, così ci sta, serve per mettere un po' di verve. Non so se si dice un po' di verve, che cazzo vuol dire un po' di verve, vabbè. Gli alunno R si mette a tirare la propria sedia e il proprio banco fuori dalla porta giustificandosi così. Guardi, non si preoccupi, faccio da solo, senza che lo faccia lei tra 10 minuti. Onesto, io premierei l'onestà di questo ragazzo, sinceramente. Coerente, soprattutto. Oh, qui un ragazzo, così, si prende la libertà di inventarsi gli hashtag e spara un hashtag note, così, a caso, proprio così. Hashtag note. Una volta, insieme ad un mio amico, ho fatto esplodere un petardo magnum, tra parentesi, nel cesso della scuola. Beh, ho ricevuto un sacco di commenti così, ragazzi.
Ma l'avete visto anche voi? Avete visto chi mi ha scritto questo commento? La vostra carissime salsiccia. Stissa semissira carcoval. Io ragazzi questa nota l'ho inserita solo per il nickname, che valeva tutto. Nickname soprattutto anche, nickname. Oh ragazzi, vedete, queste sono le cose per le quali io sono soddisfatto di fare video su YouTube. Perché addirittura sul mio canale ci sono atti caritatevoli, persone che aiutano gli altri. Perché, vedete, guardate, Mr. Nope ci scrive: la mia prof ma ha messo una nota perché ho sbagliato un numero. Cioè, veramente si possono mettere le note perché sbaglio un numero? La mia prof di matematica in effetti sarebbe stata capace di farlo. Ma comunque, sotto Francesco Masala ci scrive: ha messo una nota. Se vuoi, decidi te. Puoi modificare il commento. Grazie Francesco, mi fai emozionare Francesco, grazie per questo commento e grazie per aver aiutato Mr. Nop, che ne aveva bisogno. Massimo Montanari invece usa praticamente il mio canale come un atto di denuncia e comunque cerca conforto per ciò che gli è successo. Io, caro Massimo, ti do tutto il mio appoggio. Leggiamo la sua nota. Se trovate il suo commento in giro per i miei video, mi raccomando ragazzi, cercate di coinvolgerlo e di abbracciarlo tanto. Così proprio. Non sapevo cosa dire. Comunque, una volta quando ero in seconda media stavo sto ancora pensando alle stronzate che dico, ma vabbè. Una volta quando ero in seconda media stavo dando fastidio a un mio compagno di classe. Vabbè. Allora, ragazzi, io lo so che magari ha scritto il commento col cellulare, da classe si è trasformato in classe. Infatti non do una colpa a Massimo qui. Però mi fa ridere pensare due ragazzi magari in aula, seduti su due casse, magari con dentro dei pomodori, vabbè, mi fa ridere questa scena, semplicemente. Quindi stava dando fastidio a un suo compagno di classe durante l'ora di tecnologia, allora lui quando si è stufato mi ha preso per un orecchio e mi ha portato fuori dalla porta e mi ha picchiato, bullismo, attenzione, perché questa è una denuncia incredibile. Dopodiché il prof mi ha dato una nota perché avevo disturbato il mio compagno, e a lui non ha fatto niente, oltre il danno anche, orca boia, di nuovo sempre sta sedia che mi fa gli scherzi, oltre il danno anche la beffa, ragazzi. Io l'avevo detto che questa era una denuncia e dobbiamo cercare di abbracciare Massimo, perché purtroppo a scuola succedono questi atti ingiusti. Questa è un'ingiustizia, Massimo, dovevi denunciare qualcuno. Light Trinity? Boh, sì. Io ne ho presa una. Questa ragazzi è veramente una bomba di quelle. Io ne ho presa una perché ho portato il mio cane in classe per evitare l'interrogazione. Pensate sia finita? No. E lo ho incitato ad attaccare contro il mio prof di diritto con la fobia dei cani. Cioè, ragazzi, incredibile. Cioè, questo ha portato il cane in classe e il prof di diritto, con il quale avevo un'interrogazione, ha la fobia dei cani. Coincidenze? Io non credo. Sospensione immediata, ma cioè, nel senso, ci sta come non ci sta, ecco. Ma ho saltato l'interrogazione. Incredibile, per fortuna che hai saltato l'interrogazione. Oh, qui ragazzi torniamo praticamente indietro e ho scelto questo commento, questa nota perché mi ci rivedo molto. Alle medie e alle superiori, direi di sì, tranquillamente. Alberto Cabrini ci scrive: l'alunno AC viene scoperto a dormire in fondo all'aula, nascosto da alcuni giubbotti. Si giustifica dicendo di aver sonno. Grande Alberto, è così che hai fatto. No ragazzi, comunque, a parte gli scherzi, mi ci sono rivisto molto, perché purtroppo io facevo molto tardi la sera e a scuola mi addormentavo molto spesso, e quindi
Mi mettevo a dormire così, con per esempio la felpa col cappuccio, nascosto dietro a un compagno senza che la prof mi vedesse. E fortunatamente non ho mai preso una nota per questo. Al massimo mi davano due tocchettini in testa e mi svegliavo. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivetemi sotto nei commenti le vostre note più divertenti. Condividete il video così che altri ragazzi che hanno preso altre note possano scriverle qua sotto. Non so se sto incitando le persone a prendere delle note, non lo so. Non lo so, ragazzi, io non c'entro niente. Un mi piace, un commento, un consiglio, cerchiamo di arrivare a 2000 mi piace. Sotto nei commenti le vostre note, noi ci vediamo al prossimo video, un saluto, alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.